Sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese e le start-up innovative, aprendo nuovi canali di finanziamento alternativi a quello bancario. Questo è il tema della seconda riunione del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio Camerale che si è tenuto oggi a Firenze. Insieme al Consorzio Camerale per il Credito, dove la Camera di Firenze partecipa nel capitale, stiamo lavorando per attivare con nuove risorse e strumenti innovativi che in qualche maniera, anzi senza qualche maniera, portano a ottenere credito da parte delle imprese per l'internazionalizzazione, quello che questa mattina stiamo presentando. In un momento così drammatico, così difficile, così duro, che colpisce in modo particolare le imprese e in modo particolare le piccole e medie imprese, il problema dei problemi è proprio l'accesso al credito e che quindi comporta da parte delle istituzioni, in modo particolare da parte delle Camere di Commercio, un supplemento di impegno per agevolare il rapporto tra banche e imprese. 18 Camere di Commercio hanno aderito al Consorzio per il Credito. Vi è stata una raccolta di oltre 18 milioni di euro che sono stati messi a disposizione della sezione speciale per l'internazionalizzazione nel Fondo Centrale di Garanzia, in modo tale da consentire di garantire le banche che hanno dato degli investimenti per l'internazionalizzazione delle imprese. Tutte le imprese si possono rivolgere a Micropoli. Noi facciamo un check-up gratuito dell'impresa, delle sue caratteristiche, del progetto che vogliono attuare. Sulla base del risultato di questo check-up facciamo una ricerca delle fonti di finanziamento per vedere se ci sono requisiti per accedervi. È importante che l'impresa si apra all'innovazione, innovazione non soltanto tecnologica ma anche innovazione commerciale e innovazione anche organizzativa. Avere delle informazioni esatte, fare degli studi sull'innovazione, su quello che può essere l'importanza del mercato, per noi è fondamentale. Da questo punto di vista la Camera di Commercio ci ha dato un buon aiuto, diciamo un aiuto decisivo e qualificato.